Un saluto a cari amici di Chimera Revo, siamo qui all'evento di presentazione di Huawei P9 e P9 Plus. Andiamo subito a vedere quali sono le novità con i device presenti in prova qui al banco. Eccoci qui con il primo dei due device presentati oggi qui a Londra. Abbiamo Huawei P9, la versione più piccola. Quindi abbiamo un dispositivo con un display da 5,2 pollici Full HD. Davvero dimensioni contenute per il device, è veramente molto maneggevole anche grazie al vetro 2.5D e alla leggera curvatura del metallo sui lati. Nonostante lo spessore così contenuto, ve lo faccio vedere, è veramente sottile, troviamo comunque una batteria da 3000 mAh che garantisce più di un giorno di utilizzo intenso, sempre secondo Huawei. Valuteremo ovviamente questo parametro in fase di recensione. Passando alle caratteristiche tecniche, troviamo 3 GB di RAM e 32 GB di ROM per la versione base da 599 euro, mentre 4 GB di RAM e 64 GB di ROM per la versione più grande. Comunque troviamo in entrambi i casi l'espansione di memoria utilizzando uno dei due slot per il dual SIM, quindi avendo la possibilità di mettere o due SIM o una SIM e un'espansione di memoria. Per quanto riguarda la CPU, abbiamo un Huawei Kirin, quindi un processore proprietario 955, una versione rivisitata di quello già visto su Huawei Mate 8. All'interno del Kirin 955 troviamo anche un nuovo ESP, un processore di immagine digitale, che affiancato alle due nuove fotocamere di Huawei P9, sviluppate in collaborazione con Leica, promettono prestazioni veramente esaltanti. I due sensori sono due sensori Sony da 12 megapixel, hanno due caratteristiche diverse però. Un sensore è solamente a colori, quindi cattura tutti i colori possibili, però non cattura tantissima luce, mentre l'altro, essendo solo bianco e nero, cattura il 300% di luce rispetto al sensore a colori, diciamo, unendo i risultati di questi due sensori si ottengono foto veramente eccezionali. Troviamo anche un flash LED e un laser autofocus. Questo smartphone vanta addirittura tre metodi di autofocus per un autofocus ibrido. Abbiamo l'autofocus con il laser, l'autofocus utilizzando entrambi i sensori, un autofocus che mette a fuoco con un sistema simile a quello degli occhi umani, quindi utilizza i due sensori per capire la profondità degli oggetti, e il classico autofocus a contrasto. Sul retro troviamo anche un nuovo lettore di impronte che promette di essere molto più veloce e decisamente più sicuro, in quanto è stata introdotta una nuova tecnologia di sblocco per le impronte digitali. Parlando di software, il software sembra abbastanza reattivo. Troviamo una EMUI 4.1 con diciamo, su base di Android 6.0 Marshmallow. È la classica Emotion UI di Huawei, quindi è abbastanza piena di applicazioni da quello che possiamo vedere. Speriamo molte di queste siano disinstallabili, e soprattutto non troviamo l'app drawer come siamo ormai abituati con la casa cinese. Devo ammettere che personalmente il device mi ha abbastanza colpito esteticamente. Forse non è bellissimo da vedere in foto, in video, dal vivo rende decisamente meglio. La maneggevolezza di questo telefono è veramente incredibile, si riesce ad usare con una mano in maniera anche abbastanza semplice, è veramente leggero, è incredibilmente leggero anche comparato ad altri device con la scocca unibody in alluminio. Eccoci invece qui con il modello più grande presentato oggi, abbiamo Huawei P9 Plus. Le differenze rispetto al modello piccolo non sono così tante. Troviamo una batteria più grande, quindi 3400 mAh a fronte dei 3000 mAh di Huawei P9. Troviamo sempre il nuovo sensore di impronte posto sul retro, la coppia di sensori fotografici come presentati per P9, quindi uno a colori, uno in bianco e nero per una migliore resa. La differenza più evidente è sicuramente nel display. Qui troviamo un 5,5 pollici Full HD, quindi leggermente più grande della versione base, che era un 5,2 pollici. La CPU è la stessa, è sempre il Huawei Kirin 955. La versione che abbiamo qui è la versione con 4 GB e 64 GB di ROM. Non sembra sia presente una versione con 3 GB di RAM e 32 GB di ROM, quindi penso che la versione 64 GB sia la base. Troviamo sempre Android 6.0 con MIUI 4.1. Troviamo alcune differenze sostanziali, ad esempio anche nella tecnologia del display. Siccome oltre ad essere più grande,
e avere una leggera minore densità di pixel, essendo sempre Full HD, però troviamo il cosiddetto Press Touch, quindi una tecnologia molto simile al Force Touch di Apple, dove il display è in grado di riconoscere la pressione sul vetro. Un'altra differenza, anzi la chiamerei più che altro mancanza del fratello minore, questo device ha anche un LED infrarossi per poter comandare televisori, set-top box e qualsiasi altro, diciamo, device di casa che sia abilitato alla ricezione dei comandi tramite infrarossi. Ultima differenza di cui voglio parlarvi è la presenza di una tecnologia per speaker stereo. Se noi teniamo lo smartphone in orizzontale in questa maniera, avremo le speaker funzioneranno in maniera stereo, quindi avremo la parte sinistra e la parte destra in base a come terremo il device. Se invece lo teniamo in verticale e riproduciamo dell'audio, verrà usato lo speaker superiore per gli alti, mentre lo speaker inferiore per i bassi, ottenendo una qualità del suono decisamente migliore. Non vediamo l'ora di provare questi due device e testarli in maniera più approfondita. Vi rimando alla recensione di Huawei P9 che arriverà nei prossimi giorni, siccome il device lo abbiamo già disponibile. Per quanto riguarda P9 Max invece verrà fatta più avanti, appena saranno disponibili dei sample da poter provare. Per ora è tutto, un saluto da Londra, da Luca per chimerarevo.com.